Pranzo alla pensione è un brano tratto dal romanzo Una gita al faro di Virginia Woolf. Leggiamo questo brano proprio, come vedremo, un esempio di romanzo psicologico, quindi di testo in cui prevalgono sicuramente le riflessioni dei vari personaggi, insomma, ecco, si assume un punto di vista, una focalizzazione, diciamo, mista, multipla, multipla, ecco, cioè, mano a mano si assume il punto di vista ora di un personaggio, ora dell'altro, eccetera. E vengono riportati spesso proprio i pensieri dei personaggi. Ecco, a che punto siamo del romanzo? La protagonista, la signora Ramsay, ha invitato un gruppo di amici nella sua casa nelle Isole Ebridi, dove trascorre le vacanze estive. I commensali seduti intorno al tavolo si scambiano delle battute. Ecco, quindi osserviamo le battute che si scambiano i commensali, ma come ho già detto in precedenza, dobbiamo fare molta attenzione anche ai loro pensieri. Perché oltre alle battute, quindi oltre ai dialoghi, potremmo dire, in questo brano, di questo romanzo, troveremo anche dei monologhi interiori, troveremo dei soliloqui, e dei monologhi interiori, eccetera. Beh, insomma, vediamo, leggiamo insieme questo brano. Ma che ho fatto io della mia vita? Pensò la signora Ramsay, prendendo posto al capo della tavola e guardando i piatti che vi segnavano sopra bianchi dischi. Sedette accanto a me, ecco, come vedete, già l'inizio di questo brano è un soliloquio. In realtà lei sta parlando a se stessa, no? Quando dice, ma che ho fatto io della mia vita? Una riflessione che lei fa con se stessa, parlando a se stessa. Poi invece si rivolge ai commensali, agli invitati, a quelli che ha invitato a pranzare. Sedete accanto a me, William Banks è ospite della signora Ramsay, come vedremo anche in seguito Lily Briscoe. Sedete accanto a me, William, disse, e a voi, Lily, soggiunse languidamente laggiù, quindi dolcemente, mollemente, e voi anche, quindi anche voi sedete. Quei due, Paul Reilly e Minta Doyle avevano qualcosa, quindi altri due ospiti, probabilmente che, tra i quali c'è una storia, comunque un legame, che sono interessati l'uno all'altro. E lei, ecco, soltanto una tavola interminabile con piatti e posate. All'estremità opposta sedeva suo marito accasciato, tetro, un po' triste. Perché? Lei non ne sapeva nulla, non se ne curava. Ecco, quindi attenzione. In queste prime righe noi osserviamo il punto di vista della signora Ramsay e come lei osserva tutti i commensali, tutti quelli che si trovano in questa pensione a pranzare e come li giudica, cosa pensa di loro. Bene, non poteva capacitarsi, quindi attenzione, probabilmente questa tale Minta Doyle è sposata con un uomo che però non ama più, perché dice c'è qualcosa invece con un altro tale, no? Cioè con Paul Reilly. Quindi, perché il marito era triste? Alla moglie, cioè questa tale Minta Doyle, non interessava, no? Non se ne curava. Non poteva capacitarsi di aver provato per lui un'emozione o un affetto qualsiasi. Servendo la minestra le pareva d'aver superato tutto, d'essersi straniata da tutto, quasi che lì ci fosse un turbine nel quale o fuori del quale bisognasse stare e che lei ne fosse fuori. Tutto è finito, pensò, mentre gli ospiti entravano, l'uno dopo l'altro. Ecco Tansley, Tansley, insomma, un altro invitato. Sedete qui per favore, ella disse. Ecco Augustus Carmichael, e sedette anche lui. Frattanto aspettava passivamente che qualcuno le rispondesse, che accadesse qualcosa, ma non si trattava di una cosa da dire. Ella pensò nell'atto di scodellare il brodo. Vediamo un po'. Però potrebbe
potrei aver sbagliato. Forse questo suo marito accasciato tetro potrebbe essere il marito della signora Ramsey. Probabilmente è così. E infatti la signora Ramsey ha proprio pensato questo. Come ho fatto io nella mia vita a provare una emozione, una passione, quindi un sentimento d'amore, d'affetto, qualsiasi, per quella persona lì, cioè per mio marito. Quindi si sente straniata, come vedete viene rappresentata una situazione psicologica di disagio esistenziale, direi, di questa signora Ramsey, e di passività, vedete, ricordate, no? Aspettava passivamente che qualcuno le rispondesse, che accadesse qualcosa. Inarcando le ciglia all'idea dell'incoerenza di ciò che faceva, servire il brodo, rispetto a ciò che pensava, si sentì più nettamente fuori del turbine. Cioè lei è la signora di casa, abbiamo detto, è quella che ha invitato questi amici, serve da mangiare, ma intanto si sente proprio sola, è tutt'altro che tesa agli altri, diciamo, anzi. Quindi esteriormente ha invitato delle persone, serve loro da mangiare, ma interiormente, nel proprio intimo, si sente proprio sola. O meglio, le sembrò che sulle cose fosse caduta un'ombra, la quale, cancellandone il colore, gliele mostrasse nel loro aspetto più vero. La stanza, e la guardò torno torno, era misera, priva di qualsiasi bellezza. S'astenne da guardare il signor Tansley. L'affiatamento mancava. Ecco, abbiamo già spiegato anche l'altra volta che Virginia Woolf è una scrittrice molto innovativa. Utilizza in certi suoi romanzi anche il flusso di coscienza. In questo caso no, però. Come vedremo in questo brano che noi leggeremo, c'è monologo interiore, c'è soliloquio, riflessione dei vari personaggi, ma non c'è il flusso di coscienza. Ciascuno pareva estraneo al vicino. Nei suoi romanzi, infatti, Virginia Woolf rappresenta la condizione esistenziale dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo, che è di una totale estraneità. Ciascuno pareva estraneo al vicino. Mi sembra significativo, no, di questo, cioè questo brano, insomma, è significativo di un modo di essere, per cui si può essere anche vicini l'uno all'altro, mangiare insieme, che dovrebbe essere teoricamente anche un modo per condividere qualcosa profondamente con un'altra persona, eppure essere così estranei l'uno all'altro. Lo sforzo di ravvivare la conversazione, di diffondere un senso di cordialità, toccava a lei. Era lei che aveva invitato questi, quindi era lei che doveva, insomma, iniziare la conversazione e diffondere un senso di cordialità, anche se nel profondo del suo animo lei sentiva un'estraneità, anche lei, nei confronti degli altri. Percepì ancora una volta, senza cruccio, come un fatto ineluttabile, l'aridità del maschio. Se lei non interveniva, nessuno sarebbe intervenuto. Questi uomini, c'era su, abbiamo visto un po' prima anche con suo marito, ma in generale questi uomini che non sanno aprire la conversazione, sono aridi in questo senso. E quindi tocca sempre a noi donne, pensa la signora Ramsey, iniziare il discorso. Per conseguenza diede a sé medesima la scossettina che si dà a un orologio quando si ferma, e la pulsazione consueta riprese a battere come il ticchettio di un orologio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avanti, avanti! Ella ripeté porgendole ascolto, proteggendo comando quella pulsazione ancora fievole, come chi faccia schermo con un giornale ad una fiammella. Ecco dunque, concluse, rivolgendosi con un silenzioso accenno del capo a William Banks. Quel poverino, così senza moglie né figli, costretto a desinare, tranne quella sera, da una fitta camera. Per compassione di lui, avendo ripreso sufficiente vitalità, ella si era sobbarcata tutto quell'armeggio, come un navigante che scorga il vento gonfiare le vele senza voglia di salpare, quasi rimpiangendo di non essere colato a picco e di non giacere in pace in fondo al mare. «Avete trovate le vostre lettere? Ho dato ordine di lasciarle per voi nell'ingresso», disse a Banks. Ecco, allora, adesso vorrei fermarmi un attimo per farvi notare la differenza fra quello che lei dice, avanti, avanti, no? Avete trovato le vostre lettere, eccetera, e quello che invece lei pensa.
Dice: mi sono messo a fare sto pranzo e a invitare tutti questi proprio per compassione di questo tale Banks, che altrimenti mangerebbe da solo da un affittacamere. Però poi si pente, dice, però mi sono anche già pentita di essermi sobbarcata a tutto questo armeggio, cioè di aver invitato tutte queste persone. E poi fa anche addirittura una similitudine, no? Perché, insomma, avrei fatto meglio a non invitare nessuno, perché abbiamo detto che lei, comunque, questa signora, non è contenta di pranzare insieme con tutta questa gente, anche se è stata lei a invitarmi. Lily Briscoe l'aveva osservata internarsi in quella strana terra disabitata, dove ciascuno va con la certezza di non essere raggiunto, ma infliggendo a chiunque lo veda partire un tale sgomento che costui tenta di seguirlo almeno con lo sguardo, come si segue una nave dileguante, finché le sue vele non calano sotto l'orizzonte. Come pare invecchiata, stanca e lontana, aveva pensato Lily. Attenzione, adesso assumiamo il punto di vista di una delle persone invitate al pranzo. Questa tale Lily Briscoe ha capito, ha intuito, perché quando una persona fa una cosa di malavoglia, lo si intuisce. Ha intuito che, quindi, questa signora Ramsey, qua, è come una nave dileguante. Insomma, dice, pensa fra sé, come pare invecchiata, stanca e lontana. La terra disabitata, dove ciascuno va con la certezza di non essere raggiunto, potrebbe essere la solitudine, no? Della signora Ramsey. O comunque la delusione, la noia della vita. Ecco. Ma vedendo la signora volgersi verso William Banks col sorriso consueto, ebbe l'impressione che la nave fosse tornata indietro e che il sole battesse di nuovo sulle vele. Ecco la similitudine. Cioè, abbiamo detto che la signora Ramsey già prima è stata paragonata a qualcosa a che vedere con la nave, no? Una nave. È una nave solitaria che si spinge al largo da sola, sempre dileguante, no? Che si allontana sempre di più. Adesso però sembra, che lei sia tornata indietro, cioè che la nave sia tornata insieme alle altre navi, fuori di metafora, vuol dire che la signora Ramsey sia insieme alle altre persone. Quindi questa solarità è però una solarità probabilmente apparente. Sentendosi sollevata, si chiese con una certa curiosità: perché tanta compassione? Cioè, perché la signora Ramsey ha così tanta compassione di Banks? Tale era infatti il sentimento da cui sembrava animata la signora Ramsey nel dire a Banks che le lettere di lui erano nell'ingresso. Povero Banks, ella sembrava dire, come se la sua personale stanchezza fosse in parte malinconica per le miserie altrui e la compassione stessa avesse stimolato la sua vitalità, il suo proposito di rivivere. E non era vero, pensava Lily, che Banks fosse infelice. Ecco un esempio di quegli errori di giudizio che sembravano istintivi nella signora Ramsey e che provenivano da un'intima soddisfazione piuttosto che dalle tristezze altrui. Attenzione! Vorrei sottolineare molto questa parte che abbiamo appena letto. Cioè, prima, immergendoci nei pensieri della signora Ramsey, eravamo arrivati alla conclusione che davvero Banks fosse infelice. Adesso, invece, assumendo il punto di vista di questa tale Lily, veniamo a scoprire che forse Banks non è così infelice come pensa la signora Ramsey. Capite? Ecco, quindi, come si presenta a noi il romanzo psicologico con un insieme di uno scavo proprio nella psiche, nella mente e nei pensieri. Che cosa stai pensando? Mentre appunto sono presenti al pranzo questi vari personaggi. Che cosa pensano l'uno dell'altro? Addirittura, come abbiamo visto, che cosa pensano che pensi l'altro di un altro? Capite? Non so, cosa pensa Lily riguardo ai pensieri della signora Ramsey su Banks? Banks non è affatto da compiangere, pensava Lily, ha i suoi studi. E a tale idea la ragazza si rammentò a un tratto, e le parve di scoprire un tesoro, che aveva da fare anche lei. Vide balenarsi dinanzi il suo quadro e rifletté: già,
Sposterò quell'albero verso il centro e così ristabilirò l'equilibrio della composizione. Evidentemente l'Ilibrisco è una pittrice, sta dipingendo, sta componendo un quadro. Dovevo pensarci prima. E quindi è lì al pranzo, ma intanto sta pensando al suo lavoro, cioè al quadro che sta facendo. E presa la saliera, la posò sopra un fiore della tovaglia damascata per rammentarsi di dover spostare un albero. Quindi, addirittura, è lì a pranzare, diciamo, a mangiare, la dice, sposta la saliera, perché così poi si ricorderà di spostare l'albero quando andrà a dipingerlo. Vuol dire damascata? La damascata è tutta con delle decorazioni, volevo dire. Sono delle decorazioni che sono simili, sai, a quelle decorazioni arabe che provengono da Damasco. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.